Questo è Casey Neistat. Tra i pionieri di YouTube è stato tra i primi a fare video ogni giorno e a mostrare la sua intera vita, ispirando quindi decine di YouTubers che hanno ispirato migliaia di YouTubers e anche me. Cosa c'entra lui con questa maglietta, ma soprattutto col mese dello YouTubers? Beh, è la storia di oggi. Sigla! Vivo come voglio, se sono un millennial, ma non so che vuol dire essere un millennial. Cosa mi insegnerà? C'è un discorso di Steve Jobs che mi ha ispirato quando ancora studiavo all'università e stavo ancora cercando una mia identità. Ed è il suo più famoso, quello a Stanford. È così bello che un pezzo, la frase finale che riassume un concetto molto più complicato, me lo sono anche tatuato. Ed è stato il mio primo tattoo, quindi ci credevo veramente. You are already naked. Ma in un altro pezzo parla di unire i puntini, che poi in modo un po' meno romantico è il concetto del senno di poi. Comunque dice che solo guardandosi indietro si potrà dare un senso agli eventi della propria vita, anche quelli negativi come cambiare lavoro o lasciarsi con quello che si pensava essere l'amore della propria vita. E quindi solo dopo unire i puntini che formeranno appunto un disegno. E il primo pallino della storia di oggi è proprio Casey. Questa sfortunata estate mi trovavo in spiaggia a guardare proprio un suo video. Quando a un certo punto si intravede questa maglietta. Non si vede completamente, ma si capisce che c'è scritto FAC 2020. Già per tutta la popolazione mondiale quest'anno è da buttare, ma a me colpisce particolarmente perché oltre all'anno del coronavirus è anche quella in cui mi devo operare. E lì, in quel preciso momento, su una sdraio in spiaggia ho l'illuminazione, prendermi la rivincita su questo 2020. E magari riducendo anche le perdite economiche che ne sono derivate. L'idea è lanciare dei prodotti a tema vaffanculo 2020. Problema numero 1, non so nulla di e-commerce. Problema 2, non ho partita IVA o SRL che possa fare vendita di prodotti online. Ma entrambi questi problemi hanno una soluzione. Ciao Albi, ti devo dire una cosa importantissima, ti chiamo. Ed ecco infatti il secondo puntino di questa storia. Alberto, che è uno youtuber come me, anzi ultimamente è più un tiktoker. Quanto fa infinito meno infinito? A occhio uno direbbe zero, no? Ma ci siamo conosciuti su YouTube, quindi diciamo che vale quello. Comunque, sapendo che anche lui fa cose online, anche se cosa di preciso ancora non sono sicuro di averlo capito, gli propongo l'idea dei prodotti. E cosa mi risponde? Mi avrebbe potuto dire di no e il video finirebbe qui. Invece mi risponde che lui già vende un prodotto online. E indovinate cosa ci starebbe giusto giusto? Oh yes, le magliette. Si uniscono poi perfettamente tutti i pallini quando mi dice di aver registrato anche un dominio, www.epicsurprise.com, e che si può quindi iniziare a vendere anche da subito. Ottimo, anche se mi manca giusto qualche passaggio per capire un po' come funziona. Scopro che lo faremo in dropshipping. Perché anche se mi è sempre piaciuto il rischio imprenditoriale e quel brividino che si sente quando si lancia una propria idea, se si può evitare di comprare uno stock di 1000 magliette senza sapere se alla fine le persone le compreranno, ben venga. Quindi usiamo un servizio in dropshipping che praticamente stampa solamente nel momento in cui riceve un ordine. E quindi iniziamo a vendere. Cioè, in realtà c'è tutta la fase della progettazione grafica. Ci sono le video call, c'è l'ordine dei sample per vedere la qualità, ci sono altre riunioni e anche cambiare il nome preimpostato di Erika Scuro in un normale grigio scuro. E lo store è pronto. Adesso chiamo Albi e vi presentiamo in anteprima mondiale tutti i design che abbiamo creato. E già vi anticipo che ci sarà un design speciale che venderemo solo per 48 ore da quando carico questo video e che uno di voi vincerà anche. Ciao Albe! Eccolo, ciao Simo! Eccoci qua! Allora, noi siamo al punto della storia in cui abbiamo ideato questi design che sono un po' per il 2020. Però in realtà dopo siamo arrivati alla conclusione che è più una collezione. Sì, l'idea è che è carina, però se vogliamo fare una parte relativa ai regali dobbiamo pensare a qualcosa più ad persona, qualcosa di ironico, di laurea, che compie gli anni, chi diventa un pensionato. E quindi che sia una sorpresa e anche epica. Esatto, come assolutamente. Dice il nome. Ah, io sto indossando, casualmente. Casualmente, la nostra maglia qui. Col design di Amazon.
Esatto, quella lì che se il 2020 fosse un prodotto su Amazon avrebbe solo una stella. Con tantissime recensioni, tra l'altro. E comunque, Simo, casualmente ho qua anche un'altra t-shirt. Che vediamola. Come la tua, però la nuova versione, ma si vede? Sì, comunque, eccola. È questa qui che ho anch'io, però dopo abbiamo deciso di aggiungere le mascherine. E poi ce n'è una che dovrebbe uscire tra poco, che è più dedicata alle ragazze. Qual è? Come qual è? Ah, giusto. Si può dire? Hai ragione, sì, la metto adesso da qualche parte che compare. Però abbiamo invece riempito la nostra sezione occasioni. Con occasioni intendiamo appunto quelle cose che succedono durante l'anno o nella vita di una persona per cui uno può fare un bel regalo epico. Esatto, cioè adesso sono le prime che abbiamo creato, ma non so se l'hai già detto nel video, ma ne stiamo continuando a creare, ogni settimana esatto. Vogliamo lanciare almeno un nuovo design. Volevo proprio lasciarlo per questo punto specifico okay. Del video. Quindi esatto, ogni settimana sul nostro Instagram lanceremo nuovi design. Ma in realtà manca anche un'intera sezione sul sito che si chiama personaggi o tipi di persone, dobbiamo ancora capire il nome, che sono tipo tutti i regali da dedicare a determinate tipologie di persone, come i vegani, come i palestrati, i musicisti, esatto. I TikToker e così via. Di tutte queste non c'è un design particolare che è quello del concorso, che è la maglietta dello YouTuber, quindi una mega special edition che venderemo solamente per 48 ore da questo video, da quando caricherò online il video. Sono uno YouTuber semplice, iscritto ricambi. Tutti lo scrivono. Almeno all'inizio qualcuno l'ha scritto almeno una volta. E quindi rimarrà in vendita per poco. Uno di voi addirittura la vincerà e la riceverà a casa gratis. Basta fare cosa, Albi? Commentare questo video e mettere like alla nostra pagina Instagram, ovviamente Epic Surprise. Ma se lo faccio io poi posso vincere anch'io o no? È un'estrazione bendata, quindi teoricamente sì. E oltre a quello, cioè abbiamo pensato anche di fare una promo proprio dedicata a Simo, che si chiamerà Epic Simo. È il codice sconto. Il nome l'ho appena inventato. Per questo rido, però la teniamo. Del 20%. 20% Albi buon cuore, quindi col codice sconto che ho appena scoperto essere Epic Simo. Esatto. 20% di sconto su tutto, quindi... Se non volete quella dello YouTuber, giustamente ci sono tutte le altre da regalare, visto che si avvicina a Natale. Va bene, ciao, va bene. A presto. Ciao Simo, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ecco quindi cosa è diventato quel progetto immaginato su una spiaggia, mentre guardavo YouTube, che ho realizzato con un mio amico conosciuto su YouTube e che vi sto spiegando su... Vabbè dai, avete capito. Non penso debba aggiungere altro. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ah no, ecco, un'ultima cosa. Stavolta, invece del like e del commento, magari comprate una t-shirt, eh? E seguo Simo con i video di fitness, pure con i video di business. Non è vero tutto quanto quello che dicevano, ora finalmente io lo capisco. Faremo la storia, quindi studi la mia. Ho ricominciato pure più di una vita. Non mi sono perso mica sulla mia via. Ed ho fatto viaggi pure in Bulgaria.